Ciao ragazzi, sono Ara e benvenuti a questo unboxing in diretta. Mi è appena arrivato questo pacco dall'Inghilterra e vediamo subito insieme cosa c'è dentro. Io ovviamente lo so già perché l'ho ordinato da eBay. Prendiamo il mio rasoio di Sweeney Todd, non è un vero rasoio ma un tagliacarte. Apriamo il pacco. Tutto in diretta, senza tagli, a parte il pacco tagliato, quanto sono divertente. Andiamo ad aprire. Ecco qua. Vediamo un po'. Togliamo un attimo di mezzo il pacco. Abbiamo questi tre Batman, di cui questo è un Batman anonimo praticamente. Niente di che. Un vestito anche piuttosto strano, sembra che debba fare dei lavori stradali. Poi abbiamo questo, che non dovrebbe essere così, ma bisogna togliere questa parte. Ecco qui, questo è un Batman che diventa Bruce Wayne togliendo il cappuccio. Ecco qua. E poi si toglie anche questa parte. Poi mettendo questo cappotto diventa a tutti gli effetti Bruce Wayne. Non male, è una figure non troppo difficile da trovare, ma nemmeno facile. Comunque è una bella figure che avevo da piccolo e ho voluto ricomprare. E poi qui abbiamo la chicca, che è il Batman Combat Belt. Non ha nessun pezzo, è solo il Batman. È in condizioni abbastanza buone, devo dire. Non perfetto, però ora che vi dirò il prezzo a cui ho comprato tutte queste cose vi renderete conto che è stato un affare. Comunque è in buone condizioni, se io dovessi rivendere questo minimo ci rifarei 20 euro solo con questo. Andiamo a vedere cos'altro c'è nel pacco. Ecco qua, c'è quest'altra busta piena di roba. Andiamo ad aprire. E cosa è? Una marea di mantelli di Batman, praticamente. Voi vi direte, che cavolo te ne fai di questi mantelli? Beh, se avessi intenzione, per esempio, di creare delle custom con tutti i Batman che ho fin da piccolo che sono rovinati, magari li porto a nuova vita e ci metto questi mantelli e magari li rivendo, secondo me a un 15 euro l'uno li potrei fare. E poi in ogni caso tutti questi mantelli sono davvero rari da trovare tutti insieme in un unico blocco. Sono tutti praticamente perfetti, hanno tutti l'anellino per agganciarli. Ci sono certi di plastica che non servono a molto, però comunque era tutto incluso nel blocco. Saranno almeno una quindicina di mantelli di stoffa della serie della Kenner. Ci sono anche quelli di Robin, davvero fantastico questo lotto secondo me. Ancora mantelli, un mantello giallo, questo qui è di un Robin molto ma molto vecchio e anche raro. Poi che ci sono? Oh, due spille bonus, questo non me l'aveva detto il ragazzo. Davvero fantastico, una bellissima sorpresa, sono del film di Batman di Tim Burton. Spettacolo, davvero spettacolo. Ancora mantelli, mantello di plastica, mantelli di stoffa, un altro mantello di Robin, questo della serie Kenner, praticamente in perfette condizioni a parte un piccolissimo strappino qui. Comunque spettacolo anche qui. Un altro mantello e poi qui abbiamo un accessorio di Batman sempre della serie Kenner, che comprende anche questa cintura e non ci speravo proprio che ci fosse anche questa. Davvero molto ma molto soddisfatto di questo lotto, una marea di mantelli e questi tre Batman, di cui due sono molto validi e in condizioni ottime. Questo qui vabbè è un bonus in più, non me ne faccio nulla, però è sempre qualcosa in più, lo potrei modificare come voglio a questo punto. Comunque dicevo, questo lotto l'ho pagato, è arrivato un messaggio, un secondo, l'ho pagato 15 euro comprese spedizioni dall'Inghilterra. Che dire, questo qui da solo mi può far ricavare già 20 euro. Tutti questi mantelli sono rarissimi,
credo davvero di aver fatto un bel colpo. Beh ragazzi, lasciate qualche commento qui se vi è piaciuto questo esperimento di video in diretta. Le due spille sono uno spettacolo e ringrazierò personalmente il ragazzo, non personalmente ma via messaggio ovviamente, davvero una bella sorpresa. Comunque ragazzi, l'unboxing in diretta finisce qui, ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre!